Lo sai, per un gol io darei la vita, la mia vita. Attenzione però, ragazzi, perché Felipe Anderson è veramente un nuovo giocatore dell'Inter. E Griezmann è un nuovo giocatore dell'Inter. Allora, ragazzi, andiamo a giocarci questo match molto importante con il Milan per allontanarci magari dalla Lazio e dallo stesso Milan, appunto. Quindi io direi, andiamo a giocarci questo match con i nostri nuovi acquisti. Vi ricordo che sta per finire il calciomercato. Facciamo cambiare la camisetta al Milan. Allora, vediamo un po' qui cosa possiamo fare. Felipe Anderson, Griezmann e Mahrez direi che possono andare benissimo ancora. Sono un po' stanchi. Io direi, no, direi di lasciare questa formazione per il momento. Un attimo che... Icardi, ragazzi, dovrebbe essere tornato dall'infortunio, ma ancora il cerotto, sinceramente, non me la sento assolutamente di rischiare. Ok, ragazzi, andiamoci a giocare questo match con il Milan. Derby di Milano. E ci siamo, ragazzi. San Siro, derby Milan-Inter, partita sempre troppo importante, partita che ovviamente non si può sottovalutare, partita che ci dobbiamo portare a casa a tutti i costi per proseguire una serie di vittorie davvero molto positiva. Oggi in campo tantissimi nuovi acquisti per l'Inter, che ha fatto, che sta facendo una campagna di calciomercato veramente incredibile. Questa è la formazione del Milan, ragazzi. Nuovo acquisto con Muslera tra i pali, Antonelli, Alex, Mexes, Abate, Bonaventura, Montolivo, Kuzka, Onda, Bacca e Luis Adriano. Non ha cambiato molto il Milan, ha cambiato tantissimo invece l'Inter, che non può permettersi di fare errori. In porta subito il giovanissimo Polnardi, che prende il posto di Handanovic, Shaw, Mourinho, Musacchio, Florenzi, Kondogbia, Telemans, Çalhanoğlu, Felipe Anderson, Mahrez. Alle spalle di Griezmann, Antoine Griezmann, che si sta rivelando veramente una spanna sopra Harry Kane, con tutto il rispetto ovviamente. Attenzione ad Abate, la mette subito in mezzo, ma c'è Florenzi che anticipa Nardi. Attenzione al Milan, che ha partito subito forte. Musacchio si lancia sul tiro di Onda, ancora Musacchio che ferma Keisuke Onda. Luis Adriano, il tiro, poi c'è il palo, attenzione, la palla resta lì e Mourinho riesce a evitare il gol del Milan rilanciando in rimessa laterale. Qua il tiro di Luis Adriano ha preso il palo pieno. Attenzione ancora al Milan che attacca, non lascia spazio all'Inter. Luis Adriano con il cross mette in difficoltà Nardi. Attenzione a Griezmann, che recupera un gran pallone. Può andare Griezmann, Antoine, Griezmann! La sblocca lui, signori! Con tanta corsa e tanta voglia. Signori, mamma mia, cosa ha fatto? È corso dietro a tutta la difesa del Milan. Alla fine ha recuperato il pallone. E con il mancino ha bucato Muslera. Qui Alex e MXS hanno fatto un pappone proprio. E Griezmann, con il mancino, ne approfitta. E porta in vantaggio subito l'Inter. Dopo 25 minuti di sofferenza. Kondogbia recupera un gran pallone. Attenzione perché può andare ancora Griezmann. Se va Griezmann, il tiro di Griezmann. C'è ancora Kondogbia lì. Goffre Kondogbia, signori. 2-0 dopo 3 minuti l'Inter. L'Inter raddoppia con Goffre o Geoffrey Kondogbia. Ma ancora Griezmann, ragazzi. È tutto partito da lui, è tutto partito da Kondogbia, scusate, che ha servito Griezmann, che poi è tirato in porta, Muslera era parato, ma Kondogbia, davvero approfittatore, era lì a aspettare una respinta. E l'Inter va sul 2-0, ragazzi, non me lo sarei mai aspettato. Ha attaccato tutta la metà del primo tempo il Milan. E finisce qui il primo tempo, ragazzi. Derby che ha dominato il Milan per la prima metà del primo tempo, ma che poi ha visto l'Inter ripartire due volte e segnare due gol veramente importanti. Luogo un gran pallone Mahrez, che può ripartire in velocità. Attenzione a Riyad Mahrez. C'è Tielemans, si fa vedere. Bella palla per Brozovic, che subisce fallo, probabilmente in area.
Sì, calcio di rigore, come Florenzi. Direi Griezmann. Il tiro di Griezmann. 3-0 per l'Inter, ragazzi. Doppietta per Antoine Griezmann. Rigore tirato perfettamente. E Griezmann, ragazzi, si sta veramente dimostrando quello che sapevo già era, ovvero un fenomeno. Attenzione a Mahrez. Buco nella difesa del Milan. Tielemans per Felipe Anderson. Chi può segnare il primo gol con la maglia dell'Inter? Felipe Anderson. Poi c'è Tielemans. Signori, 4-0. Questa Inter è spettacolare. Primo gol con la maglia dell'Inter anche per Yuri Tielemans, ragazzi. 19 anni. Magazzone qui dell'Inter che ha beccato il Milan scoperto, che voleva, suppongo, in attacco totale, recuperare un po' il risultato, ma si è fatta imbucare nuovamente. E adesso posso fare un po' di cambi per dare un po' di respiro ai miei giocatori. Ok, direi che così può andare. Palacio al posto di Griezmann e Perisic al posto di Tielemans, con Felipe Anderson che si sposta COC. Oddio, ragazzi, che cazzo è successo? Non stavo neanche commentando perché ho visto Muslera uscire. Ma qui c'è il 5-0 di Perisic, ragazzi. Il Milan in bambola completamente. Dopo avermi messo sotto pressione, il Milan è sparito completamente proprio. Qui... Non ho capito. Un attimo. Il gol di Perisic di testa. Attenzione a Bacca che la mette in mezzo. Luxor, signori. Luxor. Che intervento spettacolare. Finisce qui, ragazzi. 5-0 per l'Inter. Milan devastato. Che, come ho già detto, ha dominato per gran parte del primo tempo. Come vedete, anche possesso palla. Ma che poi ha dovuto mollare perché l'Inter nettamente superiore. Ragazzi, io vi ricordo. Allora, quello che voglio fare io è preparare una squadra per la Champions League. E per il momento mi sta riuscendo veramente molto bene. Siamo stati anche molto fortunati, devo dire, perché comunque siamo riusciti a fare degli ottimi innesti. Andiamo avanti con il calciomercato, ragazzi. Come vedete lì in basso a destra, allora, eravamo rimasti per Baccali, ragazzi. Baccali lo lasciamo un attimo lì. Andiamo a vedere se c'è un altro però esterno destro, magari che posso comprare magari a poco. Mentre Naki Williams può fare l'esterno sinistro. Però Naki Williams può fare parecchia roba. Proverei ad acquistare Naki Williams, ragazzi. Scusatemi, ma voglio vedere un attimo su FIFA quanto può diventare Naki Williams. Ragazzi, Naki Williams può diventare 85. Per questo prezzo è un giovane veramente di ottime prospettive, sinceramente. E non me lo voglio far scappare. 3 milioni e 8 per Naki Williams. Potrei anche darlo in prestito in realtà, dato che abbiamo anche Biabiani. Offerta accettata per Naki Williams. È stato molto semplice, mi sembra. Perfetto. Naki Williams è un nuovo giocatore dell'Inter. Molto semplice, ragazzi. Ottimo acquisto anche questo, di grandissima prospettiva. Vediamo se posso metterlo in prestito. Mettiamo prestiti brevi. Offerta per il trasferimento di Ivan Perisic, ragazzi, 38 milioni dal Barcellona. Allora, ragazzi, parliamoci chiaro. Qui, allora, io col Barcellona ci provo. Ve l'ho detto, Perisic mi serve molto, però io ci provo. 50 milioni, secondo me, me li dà il Barcellona. Lo so che sono tanti, ma Perisic mi serve. È importante Perisic. Perché, come ho detto, queste cifre me le offriranno anche a giugno, ragazzi. Ma togliermi adesso Perisic mi sembrerebbe veramente esagerato. 42, non si avvicinano ai 48. Allora, ragazzi, si sta avvicinando la fine del mercato. Il Chelsea ha comprato Boateng per 69 milioni, ragazzi. Pazzesco. Piacerebbe che mi arrivassero delle offerte di mercato. Atletico Madrid, intanto la casetta. Ultime due ore di mercato. La squadra Roma acquista Riccardo Rodriguez. Acquistoni le ultime giornate. Oh, Mapelli intanto si trasferisce all'Amstads. E direi che il nostro mercato, ragazzi, si è concluso qui. Io mi farei un applauso.
Io mi farei veramente un grandissimo applauso, ragazzi. È stato qualcosa di incredibile fare questo mercato. Veramente. Ok, ragazzi, io direi di vedere un attimo la rosa. Proprio il mercato che è stato fatto. Felipe Anderson, Griezmann, Mars, Çalhanoğlu. È tornato Icardi, ragazzi. E mancava solo quell'attaccante bestiale da sostituire a Kane. Però Icardi ancora non è pronto per giocare, ragazzi. Non voglio rischiare, assolutamente. Peccato che non mi hanno fatto offerte per Di Marco, per Pereira. Allora, andrei un attimo a fare l'allenamento. Come avete visto, non ho comprato il difensore centrale perché non potevo permettermi uno stipendio così alto per Dragovic. Però potrei andarlo ad acquistare in un futuro, chi lo sa. Allora, io direi di mettere in allenamento Griezmann. A questo punto direi Felipe Anderson, così magari mi sale anche a 80, che non è male. Sicuramente Tielemans e sicuramente Çalhanoğlu anche. E poi direi né Musacchio né Murillo, perché tanto mi giocano. Direi Masuaku, così lo facciamo crescere mentre Shaw farà il titolare. Vediamo come vanno. Tutti C. Non sono andati molto bene questi allenamenti. Ok, ragazzi, io direi di andarci a giocare la partita col Chievo e poi anche ci possiamo anche salutare qua. Ok, ragazzi, mi andrei a giocare questo match col Chievo con questa formazione: Nardi, Masuaku, Musacchio, Miranda, Florenzi a destra, Gnukuri, Kondogbia, BA, Tielemans in posizione, nella sua posizione preferita, diciamo così, COC, Perisic, Griezmann e Inaki Williams. Quindi abbiamo direi due nuovi debutti in casa Inter, ovvero Inaki Williams e Masuaku. Un Inter ringiovanita sfiderà oggi il Chievo, un po' in basso nella classifica. Un Inter che ha fatto 45 gol, sono tantissimi, ma che deve continuare a vincere assolutamente, perché la Juventus, come ho già detto, non si sta fermando, non si ferma. Attenzione a Birsa, davanti a Nardi! Come ha fatto a tirare fuori questo pallone Birsa non lo so. Ma l'ha tirato fuori e siamo stati fortunati. L'unico errore che si può fare in questo match è quello di sottovalutare l'avversario, solo perché abbiamo una squadra ottima. Attenzione a Temai. C'è la copertura di Florenzi, ancora Temai che entra in area, ancora Florenzi! Il tiro di Temai con Nardi attento. Griezmann per Tielemans, di nuovo per Perisic, che è un'altra occasione davanti a Bizzarri. Il tiro di Perisic, e stavolta non sbaglia, signori. Capite perché non l'ho venduto? Capisco che tutti quei soldi sono tanti, ma Perisic non potevo venderlo in questo momento. Mi serviva, mi serve troppo Ivan Perisic. Grande azione qua dell'Inter, che ha trovato il Chievo scoperto. Subito assist per Yuri Tielemans, e poi Perisic stavolta non sbaglia. 1-0 Inter, gol di Ivan Perisic al 30° del primo tempo. Attenzione a Temai, la mette in mezzo Maish Nardi, che poi rilancia sui piedi di Inaki Williams, che se ne va con un numero, può andare Inaki. Tielemans gli fa il buco nella difesa, Inaki Williams! Pallone deviato. Bizzarri para facile perché il pallone gli arriva centrale. Ma gran movimento qua di Tielemans, che aveva aperto in due la difesa del Chievo. Finisce qui il primo tempo, ragazzi. 1-0 Inter. Vediamo quanto fa la Juve. Non c'è la Juve, ma la Lazio sta pareggiando. Lazio o Napoli mi serve? Non mi ricordo chi mi serve. Credo la Lazio. Però la Lazio sta pareggiando col Napoli, quindi... scusate, non me ne ero accorto. Che cross in mezzo, ragazzi! Di Etemai, se non sbaglio. Per Pellissier, qui Musacchi ha fatto una roba indescrivibile, ha fatto un recupero pazzesco! Ragazzi, cos'è? Chi è che ha tirato quel calcio d'angolo? Birsa! Incredibile, calcio d'angolo che non avevo mai visto. Gnukuri, per Çalhanoğlu, che la mette in mezzo dove c'è Griezmann! Esce benissimo Bizzarri qui, mamma mia. Bellissima l'azione dell'Inter, che non riesce a chiudere il match. Attenzione al Chievo,
Sono tantissimi in aria! Pirsa colpisce di testa. E la palla va fuori di un soffio. Veramente di un soffio. Attenzione ancora a Gnucuri. Se ne va Christensen. Poi la gioca male. Interviene Calhanoglu. Gnucuri. Griezmann è da solo. Aspetta il rinforzo di qualcuno. Griezmann ce la dà Calhanoglu. Calhanoglu! Pizzarri, il miracolo. Il Chievo non riesce a ripartire. L'ultimo affondo del Chievo. Con questa palla lunga. Ma c'è Miranda che non perde un colpo. E finisce qua, ragazzi. 1-0 per l'Inter. Altra vittoria importante. Fila di vittorie che veramente va avanti da molto. E questo mi fa molto piacere. Vediamo gli altri match. Grande pareggio tra Lazio e Napoli, signori. Grandissimo pareggio che probabilmente ci fa allungare sulla Lazio. Ok ragazzi, questa è la classifica. In questi giorni l'ho un po' trascurata, ma questa è la classifica ragazzi. Ormai la lotta non dico che è quasi esclusivamente tra Inter e Juventus, ma se noi non pareggiavamo quella dannata partita contro l'Empoli, che era ultima in classifica, adesso eravamo a un punto. In ogni caso ragazzi, questa è la classifica, siamo lì, dobbiamo veramente sperare. In ogni caso ragazzi, vorrei soffermarmi un secondo su tutto il calciomercato che abbiamo fatto. Acquisti splendidi ragazzi. Partito dal portiere, Polnardi, giovane, sicuramente di grande crescita, che ha preso il posto di Samir Handanovic, con il quale abbiamo acquistato praticamente Griezmann. Quindi direi che Nard, Masuaku, Tielemans, Griezmann, Felipe Anderson, Inaki Williams sono secondo me acquisti veramente, veramente, davvero molto, molto importanti. E poi ricordo che deve tornare Icardi e Jovetic, però Icardi c'ha ancora il cerotto e sinceramente non voglio assolutamente rischiarlo. Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciami un mi piace, un commento, un consiglio. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.